consiglio a mia maga di raggiungermi qua. Bene, per cominciare volevo chiederle qualcosa su Hiroshima e Nagasaki. Cosa è successo esattamente il 6 agosto del 1945 a Hiroshima e qualche giorno dopo a Nagasaki? Beh, questo credo che lo sappiamo tutti quello che è successo. Penso che invece sia importante dare subito un giudizio. Si dice che quella bomba sia stata lanciata per la necessità di risparmiare vite umane. In realtà l'unica potenza responsabile, tra virgolette, che ha lanciato la bomba atomica sono stati gli Stati Uniti, e in un modo irresponsabile, se valutiamo con questo criterio. C'era una logica di potenza. In tutti i libri di scuola oggi, quelli che credo usiate nei licei, trovate scritto, la necessità vera era di chiudere al più presto la guerra per impedire che l'Unione Sovietica da allora si inserisse nel fronte orientale alla guerra, si inserisse nel fronte cinese, perché già l'imperatore Shiroito aveva fatto la richiesta di resa. Quindi non risparmiare le vite umane, ma chiudere subito quei tempi della guerra per evitare l'avanzata dell'URSS verso la Cina. E credo che questo lo trovate oggi in qualsiasi manuale scolastico, provare per credere. Allora, la prima bomba atomica è stata usata in modo irresponsabile. E chi aveva collaborato per costruirla? Einstein fece la prima lettera, no? Fece una lettera con altri grandi scienziati, Enrico Fermi, per dire guardate che Hitler sta costruendo la sua arma segreta e noi dobbiamo anticiparlo, perché la spinta fu quella, no? E dopodiché venne concentrata allo Salamos la più massiccia raccolta di cervelli che mai si videro e per il momento mai si sono visti nella storia dell'umanità. 10.000 grandi scienziati e ricercatori, unico laboratorio. Voi immaginate questa concentrazione oggi per qualsiasi problema che potremmo avere, che ne so, curare il cancro. Fu quello lo sforzo, per anticipare, non, la paura era, e lo scrisse Einstein in una lettera, guardate che Hitler si sta costruendo la bomba, dobbiamo anticiparlo. Quando la Germania fu sconfitta, fu lo stesso Albert Einstein a dire per lettera, e non siamo a questo punto, non serve più. Eppure fu lanciata lo stesso per dare questa grande dimostrazione di potenza. Ora io chiudo qua perché vorrei domande brevi, non vorrei fare discorsi lunghi. Cioè il concetto è non cadiamo nel luogo comune che ci sono alcuni che, avendo in mano questa grande forza distruttrice, abbiano la responsabilità di poterli usare e poi ci sono i pazzi e i fanatici. Questa si tratta di un attentato alla sopravvivenza della specie umana come logica di fondo. Quanto prima ci liberiamo di questo male assoluto, da qualsiasi parte viene questa liberazione, meglio è. Non ci sono i responsabili, è una cosa cattiva, quanto prima ce ne liberiamo, meglio è, da parte di ognuno e di tutti. Grazie. Allora, adesso vedremo il secondo video, che è Armi Atomiche. Vai, Manuel.